Oggi prepareremo le zeppole di San Giuseppe. Realizzeremo prima la base e poi con la crema pasticcera e una piccola amarena le andremo a guarnire. Vediamo l'occorrente. 80 g di burro a pezzetti, un pizzico di sale, 3 uova, 10 g di zucchero, 120 g di farina, 150 g di acqua. Inseriamo nel boccale l'acqua, 150 g di acqua, 80 g di burro, un pizzico di sale e circa 10 grammi, 2 cucchiaini di zucchero. Posizioniamo il misurino. Programmiamo il bimby per 5 minuti a 100 gradi a velocità 1. Aggiungiamo dal foro i 120 grammi di farina. Posizioniamo il misurino. Programmiamo il bimby per 20 secondi a velocità 4 e lasciamo raffreddare per 10 minuti. Dopo aver lasciato raffreddare l'impasto per 10 minuti, riposizioniamo il boccale e a velocità 5 versiamo una alla volta le uova. La manopola a zero. Portiamo nuovamente la manopola fino a velocità 5 per 30 secondi. Con l'impasto riempiamo una siringa per dolci. Sulla placca da forno, rivestita con la carta forno, andiamo a creare delle piccole zeppoline. Dobbiamo aver cura di tenerle un po' distanti l'una dall'altra. Adesso inforniamo a
a 220 gradi per 25-30 minuti circa, fino a quando le zeppoline non sono ben dorate. Scorsi i 25 minuti, lasciamo riposare le zeppoline per 10 minuti a forno spento e porta socchiusa. Prepariamo la crema Bimby. Vediamo cosa occorre: 100 g di zucchero, mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia o un cucchiaino di zucchero vanigliato fatto in casa o un pezzo di scorza di limone, 40 g di farina, 500 g di latte, 2 uova da 60 g circa e 25 g di cacao amaro in polvere se si vuole fare la crema al cioccolato. Ci mettiamo 100 g di zucchero. Ci aggiungiamo l'estratto di vaniglia, 40 g di farina. Posizioniamo il misurino e ruotiamo la manopola fino alla velocità 7 per un tempo di 20 secondi. Aggiungiamo ora 500 g di latte. Aggiungiamo le due uova. Posizioniamo il misurino e programmiamo per 7 minuti a 90 gradi per una velocità 4. Le zeppoline e la crema pasticcera sono pronte, abbiamo lasciato raffreddare la crema e adesso disponiamola. Dopo aver fatto questa operazione, ci mettiamo un po' di zucchero a velo e guarniamo con una marina. Le nostre zeppoline sono pronte e buon appetito!